Alberto Rocco Maria Sala, L'ultimo dei dinosauri, di Sebastiano Sandro Ravagnani. Alberto Rocco Maria Sala, The Consultant for Business Administration in Security and Risk Management. Lo spirito di un uomo contemporaneo che ha saputo costruire un'avventurosa esistenza con un up and down emotivo ed adrenalinico, come fosse un action movie. Un reale, agguerrito ed incessante combattimento nella giungla della vita, con il sacrificio e la volontà di un vero street warrior, mantenendo quella umanità che rende grandi gli uomini semplici in un crescendo di esperienze e difficoltà fino a diventare manager e consulente internazionale. Oggi con che cosa ci deliziamo? E che è sta cosa? Inserire la cialda nell'apposito alloggio, sistemare la tazzina. Aiuto! Premere il tasto per l'erogazione. Mamma mia! È buono! È buono! Io ancora mi domando, chissà se nel 2000 lo sapranno fare ancora buona così. Did you get a bouquet with your coffee today? Did you get a bouquet with your coffee today? In coffee, bouquet means a full, rich aroma, and Maxwell House brings it to you. Close your eyes. Inhale that wonderful Maxwell House aroma. Let the aroma mingle with the flavor. You'll know at once that without this rich bouquet, no coffee can truly satisfy. Today, many brands lack that aroma so important to true coffee enjoyment. But Maxwell House is blessed with a rich abundance of it. No other coffee in the world gives you such fabulous aroma, such wonderful bouquet. Did you get a bouquet with your coffee today? I've got news for you about Borden's instant coffee. 33% less flavor in the spoon, more flavor in the cup, more flavor to your day. Borden gives more flavor, flavor to your test. Try new Borden. I'd like to taste a real Italian coffee, please. A real Italian coffee? She said real Italian coffee. What? Comment? Bas? Ah, sì, l'espresso. In a capsule? Americano? Cappuccino or americano? I don't know. You mean black coffee?
she wants? It's a real Italian coffee. She wants real Italian coffee. What is the real Italian coffee? Mocha. Oh, nice. It's called Freddo. Did someone say instant? You mean flat white? Really? So what is the real Italian coffee? The real Italian coffee. Yes, Lavazza. Espresso and more. Discover the Italian coffee experience in all its forms. Lavazza, more than Italian. Why didn't you just say so? Exactly.
come fosse il primo amore. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me. Primo amore biondo è mio, con l'orgoglio dei vent'anni, anzi ma vi dissi addio e me ne andai verso il destino con l'entusiasmo di un bambino. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me. Che lassù qualcuno aveva scritto già: l'amore mio per te è tutto quello che sarà. Io credo che lassù, credo che lassù, credo che lassù. Ora scrivo una poesia, per amore o per magia. Oltre questa scrivania, inventando storie nuove, e mi fa volare via dentro la mia fantasia. Ogni nota una follia e mi fa viaggiare altrove, ma tu non lo sai più dove con te. La musica è tutti miei, perché se tu non ci sei, l'amore cos'è? Il suono che voglio cercare qui con te. Questa stanza è melodia, questa penna è casa mia, questo piano è una mania, non so dove andare altrove, ma tu non lo sai più dove con te. La musica è tutti miei, perché se tu non ci sei, l'amore cos'è? Il suono che voglio cercare qui con te.
siamo come un abbraccio dentro lo spazio. Voglio ascoltare le voci del mondo cantare insieme a noi. Più dove con te, più dove con te, più dove con. Ma tu non lo sai, più dove con te. La musica è tutti miei, perché se tu non ci sei, l'amore cos'è? È il suono che voglio cercare qui con te. Qui con me c'è AWB Chan Edoardo Guarini. Una storia, un racconto. Edoardo, io ti ho seguito da questo studio, ti ho visto felice nella bellissima località di Eboli e hai partecipato all'Eboli Festival. Festival importante. Tu devi sapere che questo festival è andato alla sua 8ª edizione ed è un festival difficile. Non è facile, si canta dal vivo con la grande orchestra e tu ti sei espresso con questa bellissima canzone che è 20 anni. Sì. Caro Edoardo, ormai sono 2 anni, forse di più che ci conosciamo. Quasi 3 direi. Quasi 3, ne hai fatta di strada. Sì, direi. Tanta strada. Un po' di strada ho fatta in effetti. Guarda, qui c'è il Eboli Festival, ecco. Primo posto, primo classificato. E io ho voluto avere qua questi due bellissimi leoni perché li ho associati a due premi che io ho preso, il Telegatto e il premio Disney, proprio per un segno di augurio, perché tu possa avere una carriera sempre più importante, sempre più forte. Ricordiamo i nostri spettatori, quanti anni hai? 12. 12 anni, vi rendete conto? 12 anni. Io l'ho conosciuto quando avevo 10 anni. E ci siamo conosciuti quando avevi 10. Quindi hai tanti anni di fronte a te. Perfetti, sì. Come ti sei trovato in campagna qui a Eboli? Devo dire molto bene. Poi tra l'altro mi aveva il direttore d'orchestra, era veramente un direttore d'orchestra grandioso, perché era Luigi Bollito, che veramente un bravo ragazzo e insomma ha fatto una bella stupenda, devo dire. Ti sei trovato bene? E chi sono i maestri che ti seguono attualmente? Fulvio Tomaino e anche Fulvio Tomaino, Marco Biagioli, Jacopo Ratini e molti altri. Bene, bene. E come passerai le vacanze? Ho intenzione di andare in Trentino, devo dire. La montagna mi piace particolarmente perché, devo dire, è quasi più del mare, perché comunque là ci sono tutto quello di formaggi e è una bella ragazza, devo dire. Tu da grande professionista hai già imparato che bisogna tenere segreti i progetti. Sì, assolutamente. Quindi non bisogna dire nulla, però bisogna, quando il pubblico vede il tuo nome, venire, partecipare e ascoltare le tue canzoni. Yes. Come sta andando la scuola? Bene, devo dire, naturalmente i problemini, perché nonostante io mi impegno, ci sono anche l'uno e l'altro, quindi devo impegnare a fare due cose, alcune volte può diventare un problema, altre no. Però in generale va bene, diciamo. Tu hai avuto una grande prova di coraggio, perché al primo no, al secondo no, non ti sei mai arreso e non ti arrenderai mai. Sei sempre primo. Era tra i primi concorsi, ho detto, sai. Però sei stato un grande giurato. Sì. Di un programma che non ho mai visto. Però io lo so, però che c'eri. E forse è stata una grande scuola, una masterclass. Devo dire, è stato bello perché nel bancone era il più piccolo e sono stato molto contento di essere comunque nello stesso
tavolo più o meno di Paris d'Orfei, la Pulci, in generale erano tutti molto bravi. Ma sei cresciuto adesso? E io, sì. Sei cresciuto, perché io adesso guardavo in studio una foto di quando eri un po' più piccolo, ma hai fatto un progress. Direi di sì. E con le bimbe come va? Normale. Ma io e tante amiche. Adesso resto single fino a 16 anni, se devo rimanere single. Ah, perfetto. E poi o se no per tutta la vita. Allora, ieri sera abbiamo una grande soddisfazione. Tu hai vinto a Ebori. Primo posto. Poi devi sapere che sono classificati al primo posto. Devo dire che c'era il mio preferito, era il primo posto degli inediti, che era Marco Compane. Avere un inedito stupendo, devo dire. E pensi di partecipare ancora con l'inedito? Devo avere qualche anno in più. Però per riguardo il sì, devo avere qualche anno in più, perché io ho anche già un inedito che se ad ascoltare mi fa molto piacere, che è Più dove con te, mi inedito. Bene, e speriamo poi di sentirlo presto. Dai, Edoardo, io ti auguro veramente con tutto il cuore una buona vacanza. Ti ringrazio per essere passato da noi. So che hai fatto fatica, ti sei stancato mi molto, sono hai fatto la notte e sei sempre un ragazzino, alla fine, per quanto sia diventato un momento, per cui è chiaro che hai dimostrato di avere grande professionalità e grande capacità. Ti vogliamo bene e ti seguiamo sempre con tanto affetto. Grazie. Ti seguiamo su Facebook, ormai sei official, quindi Edoardo Carini official, hai tanti fans, come ti muovi. Ieri sera è stato molto bello perché tu sai che altri tuoi amici, tu sono seguito un Morello, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Esce un film a settembre, è un film molto importante con Alessandro Gassman sull'autismo. Poi un altro tuo amico. Io l'ho visto come pubblicità che girava nelle pubblicità, poi l'avevo visto, guarda, allora è Luca Morello che ci ha fatto anche la foto e. So che voi giocavate insieme, siete molto amici. Poi un altro ragazzino che è andato molto bene, Ridelli, che sta facendo la sua festival show. Le canzoni di Ridelli secondo me sono in generale tutte molto belle, sia la prima che la seconda. Ha seguito tutte, anche la Jenny, ha visto il suo gruppo ieri sera. Scrive già l'inglese, quindi. E poi tu, ci sei tu Edoardo, che ieri sera sei riuscito a farmi commuovere. Veramente mi sono commosso perché, sapendo quanto era difficile quel festival e avendo fatto parte di una giuria di cui si è discusso molto sull'assegnazione dei premi, questo premio non è facile da portare a casa. Da prendere a casa per niente. Bisogna guadagnarselo. Ho detto ieri te lo sei anche su fatto. Sei stato bravo. Vuoi salutare qualcuno? Saluto tutti, mamma e papà. Tuo fratello, come va? Tuo fratello, come in gamba? Sì, tutto bene. Poi tra l'altro sto per fare il quarto liceo. E più o meno saluto tutti, Fulvio Tomaino, Luigi Bollito e tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso, diciamo. E l'anno prossimo a scuola ti aspetta la classe? Terza media! Ricordatelo, sempre un ragazzino. Terza media, anche in questo festival, vai. In due anni ha fatto un progress straordinario e quindi ci seguiamo con tanto affetto. E per ora è tutto. Grazie, un fortissimo abbraccio e buone vacanze. Ci rivediamo in autunno. Grazie, ci vediamo. Penso al weekend, quando tutte le volte ascoltavi Stevie Wonder in soffitta da me. Qui da camera mia vedo il tramonto, ma
Se ti chiamo poi litighiamo. Il cielo del Marocco è spento. A che serve un weekend se non sai dove abito? Chiedi sempre di me, anche oggi che è sabato, e mi chiedo perché stiamo parlando, ma da lontano non ci sfioriamo. Il cerchio è chiuso e noi ci siamo dentro. Se c'è troppo silenzio non ti sento. Lo sai che ridere che fa partire con la pioggia, entrare in un museo aspettando che finisca, un po' come al liceo con la tua mano nella tasca, sentirsi due Cheyenne con una freccia. Vorrei sapere solo se ti scoccia e non ti manca fumare qui con me l'ultima sigaretta. Diventerei per te un altro continente se fossimo Cheyenne, ma siamo solo gente. E ripenso al weekend dentro questa piscina, siamo niente di che. Stavo meglio per strada a parlare con te fino alla mattina, ma da lontano non ci sfioriamo. Il cerchio è chiuso e noi ci siamo dentro. Se c'è troppo silenzio non ti sento. Lo sai che ridere che fa partire con la pioggia, entrare in un museo aspettando che finisca, un po' come al liceo con la tua mano nella tasca, sentirsi due Cheyenne con una freccia. Vorrei sapere solo se ti scoccia e non ti manca fumare qui con me l'ultima sigaretta. Diventerei per te un altro continente se fossimo Cheyenne, ma siamo solo gente. Solo gente che si sbaglia e poi si chiama amore. Questi tagli sul cuore bruciano più di meduse sulla pelle. Vorrei sapere solo se ti scoccia e non ti manca fumare qui con me l'ultima sigaretta. Diventerei per te un altro continente se fossimo Cheyenne, ma siamo solo gente. Alberto Rocco Maria Sala, L'ultimo dei dinosauri, di Sebastiano Sandro Ravagnani. Alberto Rocco Maria Sala, The Consultant for Business Administration in Security and Risk Management. Lo spirito di un uomo contemporaneo che ha saputo costruire un'avventurosa esistenza con un up and down emotivo ed adrenalinico, come fosse un action movie. Un reale, agguerrito ed incessante combattimento nella giungla della vita, con il sacrificio e la volontà di un vero street warrior, mantenendo quella umanità che rende grandi gli uomini semplici in un crescendo di esperienze e difficoltà, fino a diventare manager e consulente internazionale.